Buonasera a tutte e a tutti. Oggi presentiamo il volume di Federico Tenca Montini, La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954, edito nel 2020 dalla casa editrice Il Mulino. Ringrazio l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri per aver organizzato questa iniziativa che è inserita nel contesto del palinsesto per il giorno del ricordo della Casa della Memoria di Milano e porto i saluti dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine che ha promosso questa pubblicazione con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, con i contributi dello SLORI, che è l'Istituto Sloveno di Ricerche, della Facoltà di Filosofia dell'Università di Zagabria e con il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine. Lo studio del dottor Tenca Montini nasce nell'ambito di un dottorato di ricerca dell'Università di Teramo, in cotutela con l'Università di Zagabria. Si tratta quindi di un lavoro pluriennale che ha visto il nostro ricercatore impegnarsi in più e più anni di ricerche e di approfondimenti in archivio e che approfondisce uno dei numerosi nodi legati alle vicende complesse, anzi complessissime, del confine italo-jugoslavo. Il pregio di questo lavoro muove da un uso perspicace delle fonti, partendo dalla letteratura scientifica disponibile. Quella sia che parte dall'analisi di documentazione e di archivi italiani o angloamericani, citiamo gli storici De Castro, Pupo, De Leonardis e Waldewitt, e dalla letteratura scientifica disponibile che ha utilizzato soprattutto documentazione in lingua dell'ex jugoslava, quindi sloveno, croato e serbo, quello di Troja e di Novak. La bibliografia citata, quella che nasce soprattutto da fonti italiane e da fonti dell'ex Jugoslavia, è arricchita in questo caso dall'autore da una comparazione tra fonti italiane e fonti dell'ex Jugoslavia, grazie a quella che è una dote non comune tra gli storici italiani, cioè quelli della conoscenza diretta delle lingue serba, croata e in parte anche della lingua slovena. Questo quindi ha permesso a Federico Tenca Montini di mantenere uno sguardo aperto e anche consapevole che va al di qua e al di là del confine italo-jugoslavo e anche quello di cogliere tutte quelle sfumature che una lingua, che una parola, che una frase può offrire e quindi di interpretare le carte, di leggerle e di analizzarle senza intermediari. Credo si tratti di uno fra i pochi, forse il primo studio in Italia che si basa su un'analisi comparata dei documenti d'archivio di entrambi i paesi, Italia ed ex Jugoslavia. Nel testo poi si notano, ed è molto apprezzabile, l'utilizzo di numerosi riferimenti e citazioni di materiali inediti. Cosa emerge in linea generale da questo studio? Emergono fini strategie diplomatiche, è uno studio che può essere considerato di storia della diplomatica, e emergono trame, fitte, curvilinee, non c'è mai una linearità, e si intessono anche questioni politiche, si intessono e si incistano nelle strategie diplomatiche. Ma vengono fuori anche argomenti tipo la credibilità, la moralità, forse anche quella di un onore nazionale, non so se quest'ultimo termine soprattutto sia il più adatto, ma affiorano contestualmente tutta una serie di ingenuità diplomatiche che quasi ci fanno strabuzzare gli occhi a volte nella lettura di questo libro. Il volume non è di semplice lettura, è denso, densissimo nei contenuti e richiede una lettura attenta che a volte fa correre anche e tornare indietro su alcune pagine per poter comprendere appieno alcuni passaggi non immediati per chi non si occupa di storia diplomatica e non immediati nemmeno per chi è avvezzo, secondo me, alla lettura di carattere storico.
richiede quindi una lettura attenta per la complessità delle vicende narrate. Ed è merito proprio di Federico Tenca Montini di essere comunque riuscito ad esporre questa complessità con una notevole chiarezza, che dà merito a questo libro che si riesce a leggere con continuità e anche con la voglia di continuare a scoprire ancora di più, ad arrivare alla fine, al Memorandum di Londra, dalla prima pagina fino all'ultima in maniera molto, molto accattivante. La struttura del testo è divisa in tre capitoli, segue aiutando così il lettore a percepire anche la ricostruzione dell'intera trama che si dipana dalla lettura di dei documenti d'archivio da parte di Tenca Montini. Segue una ricostruzione di tipo cronologico, secondo me molto ben azzeccata, e che permette quindi al lettore o al semplice appassionato di storia contemporanea di immergersi poi gradualmente nelle fini questioni di politica internazionale, legati in questo caso in gran parte alla questione della guerra fredda e agli intrecci che nascono tra i due blocchi, quello occidentale e quello orientale, dove Italia e Jugoslavia, che dal titolo del libro potrebbero sembrare le protagoniste, in realtà molto spesso sono delle semplici comparse, a volte anche un po' fortunate nella loro gestione della questione di Trieste. E, tratteggiando, giusto per dare un'idea molto generale del percorso che si fa in questo studio, vorrei tratteggiare in maniera molto breve, anche semplicistica direi, perché lascio poi agli storici il compito di approfondire le tematiche, un po' delle tematiche chiave che percorrono questo studio. Si inizia dalla liberazione di Trieste, la conferenza di pace, per passare poi a due punti chiave, sono non casualmente al centro di questo studio e daranno poi delle conseguenze notevoli sull'evolversi della questione di Trieste: l'espulsione dal Cominform della Jugoslavia, legato in qualche modo, vedremo anche, poi si legherà in qualche modo alle elezioni in Italia del 48 per alcune strategie politiche e diplomatiche. Si arriverà poi al governo Pella, alla nota di partita e si giungerà alla fine anche al Memorandum di Londra, che è la chiusura di questo studio e che a mio avviso è una chiusura che proprio chiude il cerchio perché sembra a un certo punto, dopo tanti percorsi, di essere ritornati al punto principale. Ora non lascio la parola ai nostri ospiti, che ringrazio per aver accettato l'invito a presentare questo volume. Beh, innanzitutto l'autore del volume, Federico Tenca Montini, che attualmente è assegnista di ricerca all'Università di Trieste presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. In Friuli Venezia Giulia collabora con entrambi gli istituti di storia della Resistenza, sia quello di Udine che di Trieste, ma ha collaborazioni anche oltre confine con il Dipartimento di Storia dell'Università di Zagabria. Ormai sono svariati gli anni di cui si occupa delle questioni legate al confine italo-jugoslavo e diciamo che la sua prima monografia, la pubblicazione della sua tesi di laurea, se non ricordo male, era dedicata alla rappresentazione pubblica delle barra sulle foibe dagli anni 90 al 2014. All'epoca il 2014 era l'anno in cui era stato pubblicato il libro dalla casa editrice KV, quindi l'anno in cui si chiudeva nel momento più contemporaneo possibile l'analisi sulla lettura della pubblicistica, forse, della memoria che veniva lasciata e veniva fatta sulle foibe. Il titolo del volume, la prima parte, Fenomenologia di un martirologio mediatico. Sono aumentati nel corso degli anni i suoi saggi sia in lingua italiana che inglese e croata. Abbiamo poi come interlocutore, mi auguro, farà delle domande anche al nostro autore, ma che avrà anche modo di ampliare forse il contesto, soprattutto di tipo cronologico, e inquadrando la questione di Trieste oltre gli anni 45-54, il professor
Marco Cussi, che è docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano, presso il Dipartimento di Studi Storici, e si è occupato e si occupa di storia del fascismo e del neofascismo, della storia dell'Italia repubblicana e del Partito Socialista, ma tra i suoi interessi ci sono anche studi sulla storia del confine orientale italo-jugoslavo, del confine orientale in Italia, della Jugoslavia nel Novecento, nella storia più contemporanea, e anche dell'occupazione italiana dei Balcani nel corso del secondo conflitto mondiale. Direi che dopo questa breve introduzione, dopo i saluti, posso lasciare la parola ai nostri ospiti. Ricordo al pubblico che se è interessato può fare delle domande scrivendo sulla pagina di Facebook su cui è avviata la diretta. E lascio prima di tutto la parola al dottor Federico Tencamontini, facendogli una piccola domanda, visto che ho insistito molto da archivista sullo studio delle fonti di prima mano, e vorrei chiedergli quali sono gli archivi dell'ex Jugoslavia che ha avuto modo di consultare e che hanno dato anche modo di analizzare e di scrivere questo studio e di fare anche un dottorato di ricerca. Quindi immagino numerosi documenti, svariati archivi e svariate anche modalità di gestione e di conservazione di questa documentazione. Grazie e prego. Grazie Monica, direttrice Emanuelli, per questa introduzione così dettagliata e generosa, quindi anche un ringraziamento personale. E grazie all'IFSN, cioè all'Istituto Friulano per la Storia e il Movimento di Liberazione, che è coeditore del mio lavoro e che di fatto ha permesso che vedesse la luce con il mulino. E grazie anche di nuovo, ma ci tengo a ripeterlo, all'Università di Zagabria, Facoltà di Filosofia e all'Istituto Sloveno di Ricerche di Trieste, Slori, per aver ugualmente contribuito. Lo Slori mi ha anche dato un premio alla tesi di dottorato. Loro fanno un premio sui lavori sia di laurea che di dottorato che attengono alle questioni della minoranza slovena e hanno ritenuto che questo lavoro fosse interessante. Rispondo subito cercando di entrare un pochino anche nel merito più propriamente archivistico, perché certe cose quando uno ci lavora sono soprattutto una seccatura, ma con un'altra prospettiva possono essere un elemento di interesse. Io parto per fare il mio dottorato, il secondo anno di dottorato, per andare a Belgrado e punto, cioè, mi sembrava opportuno rivolgermi in prima battuta all'archivio diplomatico. Tecnicamente l'archivio diplomatico del Ministero degli Esteri della Repubblica di Serbia. In Serbia c'è una fondamentale continuità istituzionale perché tutte le cose del periodo jugoslavo sono rimaste in quella cantina. Ci sono dei fondi per paese, quindi tutti i paesi, magari non 180, ma tutti i paesi con cui la Jugoslavia aveva dei rapporti consistenti per ogni anno. Quindi sono molti fondi, c'è cioè un problema per il ricercatore che riguarda l'accesso alle scatole, perché Italia 47 non è una scatola e l'archivio ha una sua accessibilità e delle sue regole. Tra l'altro non si può copiare che con un doppio sistema di bandierina di carta e spillo e trascrizione su modulo, proprio diventa anche una cosa un po', cioè che fa perdere tempo, ecco, non dico una cosa faticosa, una cosa un po' da burocrazia comunista d'altri tempi. Qui io arrivo, inizio a lavorare. Vado anche all'archivio di Jugoslavia. L'archivio di Jugoslavia è un ente all'estero, almeno non così valutato opportunamente, perché è stato pensato non lontano dalla tomba di Tito come collettore dei materiali del periodo della prima e della seconda Jugoslavia. Quindi è un archivio che si sta arricchendo, che sta crescendo con il tempo.
Io trovo vari materiali in questo archivio, ma trovo il fondo, o più correttamente, l'archivio personale del Presidente della Repubblica, cioè di Tito, che prima era a 200 metri al Museo di Jugoslavia, alla tomba di Tito, difficilmente accessibile, un paio d'ore al giorno. Ora è accessibile, in maniera molto comoda in questo grande ente archivistico che ha un'apertura in orario di ufficio. Qui mi è stato molto, di fatto ha permesso al mio lavoro di articolarsi, diciamo, bene, il fatto di trovare dei fondi, che credo siano i due più usati, come fondo singolo sicuramente. Questione di Trieste, documenti in ordine cronologico dalla metà del 53 in poi e materiali preparatori per la questione di Trieste. Sono dei fondi con decine di migliaia di documenti cada uno e non sono esaustivi, ma mi hanno permesso poi, siccome erano proprio documenti sulla scrivania di Tito, di orientarmi in altri archivi. Gli altri archivi. L'archivio militare. A Belgrado, in fondo ad una caserma che è stata bombardata durante gli attacchi della NATO, è molto secretivo, come si addice a questo genere di struttura, e mi ha permesso di non avere molti materiali, perché di fatto è il personale dell'archivio che sono militari di carriera, che decide che cosa darti. Inoltre, per entrare, la nostra rappresentanza diplomatica in Serbia ha dovuto interrogare verbalmente un'autorità militare serba. Per cui è stata una cosa molto complessa di lettere e carte bollate, e ci ho avuto del tempo. Poi, ho smesso di lavorare in Serbia. In realtà, io ho vissuto un anno a Belgrado, il grosso l'ho fatto lì ogni giorno, a parte i weekend, e ho lavorato un po' a Zagabria nell'archivio di Stato. Državni archiv, Državni hrvatski archiv. Ci sono dei fondi, il fondo personale del più prominente comunista croato, del segretario della Lega dei comunisti di Croazia, questa è la denominazione dopo la riforma del 52, Bakaric, e il fondo della commissione jugoslava, della delegazione jugoslava a Parigi, in vista dei lavori del trattato di pace. È anche interessante che questa commissione sia stata costituita in seno alla presidenza del governo croato e non in Slovenia, perché c'era non solo la questione del confine con l'Italia, ma anche con l'Ungheria. Infine, e questo l'ho fatto proprio l'ultimo anno del dottorato e mi ha proprio aiutato a muovermi avendo le idee chiare, a Lubiana. In una delle sedi dell'archivio di Stato di Slovenia c'è il fondo personale di Edvard Kardelj, che è abbastanza noto anche al pubblico non proprio specialista, perché di solito se si conosce qualcuno a parte Tito, in quel regime si conosce Kardelj o magari Gilas, ecco, Rankovic meno. Questo ideologo di fatto del socialismo jugoslavo dal 48 al 53 era stato il ministro degli esteri, quindi nella parte del fondo che riguarda la sua attività in quella veste ci sono dei documenti interessanti, molto spesso in tre sedi, a Belgrado due volte, all'Archivio Jugoslavie e al Diplomatico e a Lubiana ho trovato lo stesso documento. Ma a Lubiana magari c'era un'articolazione maggiore, c'erano le carte da cui quel materiale scaturiva o altre ramificazioni di corrispondenza laterale. A Lubiana basta, sempre in una logica di accesso all'archivio, a Lubiana basta chiedere, cioè chiarire le proprie intenzioni. Ci si rivolge postalmente all'archivio dicendo: questa è la mia affiliazione, questo è il mio fine, una pubblicazione di questo tipo, questi i fondi di cui richiedo l'accesso. A Zagabria è tutto molto libero, a parte il fatto che la figlia di Bakaric ha voluto ricevere una telefonata per dare l'accesso a consultare le carte del padre. È un atto cerimoniale che si è risolto in 5 minuti di assistito, però c'è questa cosa, perché non sono passati così tanti anni.
Per quanto invece concerne, beh, a Belgrado fondamentalmente ho detto un'ultima peculiarità sempre archivistica, una furbizia per chi lavora sulle carte diplomatiche serbe, cioè jugoslave. È vero che ci sono i fondi per anno per paese, ma per qualche motivo non chiaro, e non tutti lo sanno se ne avvedono, i documenti classificati come povergliovo, istrogo povergliovo, vale a dire riservato e altamente riservato, sono stati tolti dagli altri fondi e messi in due fondi particolari. Per cui di fatto i documenti più importanti si trovano in un fuori fondo, in un fondo enucleato dallo specifico del paese. E con questo spero di avere risposto in maniera abbastanza completa alla domanda. Certo, grazie. Anche come la ricerca si debba molto spesso anche confrontare con la burocrazia. Altra cosa che è venuta fuori dalla tua risposta e che mi fa molto piacere è aver messo in evidenza come oltre ai fondi ufficiali, quelli creati dagli stati e dall'amministrazione, siano molto importanti per queste ricerche anche i fondi personali, soprattutto in questo caso diplomatico, di personaggi che si sono occupati e che erano addentro della vita politica del paese, in cui spesso si mescolano le carte più private rispetto a quelle pubbliche, diciamo. E proseguirei a questo punto dando magari la parola anche al professor Cuzzi, e entrando direttamente nel merito della questione storica. Sì, grazie. Scusate ancora per l'inconveniente di prima che ho risolto brillantemente precipitandomi davanti al computer. Permettetemi innanzitutto faccio i complimenti a Federico, lo faccio da ormai sessantenne, quindi con l'invidia del vecchio rispetto a un giovane che peraltro sta dimostrando e ha dimostrato già in passato grandi capacità. Devo dire che questo volume mi è piaciuto tantissimo, davvero gli faccio i complimenti dal profondo del cuore di un vecchio ricercatore perché non solo per la questione che ha detto Monica, cioè che effettivamente per capire il confine orientale bisogna occuparci anche dei fondi, degli archivi jugoslavi e direi anche dei vecchi archivi serbi precedenti e delle altre, diciamo, realtà precedenti alla Jugoslavia di Tito, perché effettivamente lì si conservano documenti fondamentali che ci permettono anche di avere un quadro molto più ampio sulla questione dei rapporti adriatici tra i due paesi. E bisogna risalire, ahimè, a molti anni fa, a parte la storiografia, permettetemi l'espressione, di confine a cui appartiene anche Federico, che è sempre stata attenta a sentire tutte e due le campane, però insomma mi vengono in mente i lavori di Tambora addirittura sui rapporti tra Principato di Serbia e Regno di Sardegna per vedere, per lasciare andare fino a là per trovare nella storiografia, chiamiamola Regnicola. Io sono d'origine istriana, quindi ci intendiamo con questo termine, cioè quella d'Italia, degli italiani. Grazie. Esatto, e raramente si trova effettivamente questa fonte, quindi queste fonti che sono essenziali, perché il taglio che è stato dato al volume, permettimi Monica di dire due cose sul volume. Il taglio che è stato dato è un taglio innovativo, che si affianca, giustamente viene preso come punto di riferimento quegli grandi lavori eccezionali fatti dagli storici che abbiamo citato, da De Castro fino a De Leonardis, che è un caro anche un vecchio amico, che ha fatto un bellissimo lavoro utilizzando chiaramente soprattutto le fonti italiane, ma direi anche quelle angloamericane. E poi anche recentemente è uscito anche il libro di Pupo, che non ho ancora letto, su Trieste, che sicuramente avrà un taglio molto importante. Insomma, alla fine questo riempie un vuoto, questo riempie un vuoto. Abbiamo tutta l'altra campana, anzi ci sono, e lì si vede proprio lo storico, anche qua battuta di frontiera, ma mi sento anch'io per certi aspetti storico di frontiera, però come diceva Bettiza, come le famiglie di quelle parti sono di sangue mescolato, anche gli storici tendono a essere così. E quindi, insomma, devo dire che alla fine si riesce a
accogliere non solo a riempire quel buco, ma Federico è riuscito a compenetrarlo poi con fonti italiane, con punti di vista italiani, quindi è un lavoro completo. Obiettivo, aggiungo, molto obiettivo, non c'è il solito pamphlet nazionalista, solito, per fortuna non solito, ma insomma un pamphlet che abbiamo letto in passato, no? Daremo Trieste a Tito col Carso, eccetera, eccetera, le vecchie battute del nazionalismo più estremo, ma neanche un atteggiamento eccessivamente jugoslavofilo, per cui ci sono anche le giuste critiche. E allora vorrei, prima di parlare e di fare alcune domande che ho, Federico, ne ho a dozzine, ma naturalmente poi ci sarà l'occasione, magari ci vediamo proprio dalle tue parti, che mi fa sempre piacere tornare. E anzitutto volevo dire una cosa. Trieste, a parer mio, è una città, per fare un discorso storico generale, ma molto generale, direi anche, come dire, un po' schematico, è una città che ho sempre definito centrale e periferica allo stesso tempo, dal punto di vista storico. Perché? Ma perché è centrale nel corso del Novecento, è ovvio, Federico ce lo dimostra in questo lasso di tempo breve ma densissimo, che va dal 1945 al 54. E sembra quasi che Trieste sia come quegli attori che appaiono sul proscenio ogni tanto nel corso della rappresentazione teatrale, sono importanti ma per molto tempo sono assenti. Allora Trieste è stata presente, e lo sappiamo bene, durante tutta la fase dell'ultimo irredentismo. Badate bene, questo è già importante sottolineare. Scusate se vado molto indietro, ma può essere utile, spero. Cioè l'irredentismo, chi l'ha studiato lo sa, è un fenomeno che nasce soprattutto guardando Trento, guardando il Trentino. La Venezia Giulia, per tutta la fase dell'Ottocento, della fine Ottocento, dall'875 in avanti, è un qualcosa che è citato marginalmente, è citato più da chi sta di là, che sta sotto l'impero, che da chi sta in Italia. Imbriani e gli altri redentisti parlano di terra irredente, guardando soprattutto la frontiera settentrionale, il timore anche forse verso qualcosa che già si conosce, che è l'Austria, che è il mondo germanico, e poi salta fuori la Venezia Giulia, ma mi verrebbe da dire che Venezia Giulia intendendo come Trieste, come tutto il resto, ma salta fuori soprattutto da quando inizia il famoso allargamento austro-ungarico verso la Bosnia-Erzegovina. Allora ecco che nel rinnovo del famoso trattato della Triplice c'era l'articolo che prevedeva un compenso territoriale, e a quel punto il compenso viene aggiunto anche a Trento, viene aggiunto anche a Trieste. Ecco che allora inizia la fase triestina dell'irredentismo, e per carità, questo significa 650.000 morti per Trieste, con gente che va a combattere provenendo da regioni che non sanno neanche dove sta Trieste, che infatti Trieste diventa più un simbolo che un obiettivo. Un simbolo quasi mitopoietico della guerra, dello sforzo. Poi, e qua sta il punto, da quel momento l'attore comincia a passare in secondo piano. Cioè, poi sì, rimane centrale in tante vicende il fascismo di confine, ma alla fine, e lì capitano anche i peggiori guai squadristi, pensiamo a Narodni Dom, eccetera, e nel 20, a Milano da noi nel 20, c'era uno squadrismo marginale rispetto agli scontri che stavano là, perché c'era anche il problema etnico, e sappiamo. Ma poi con il fascismo, e questo è quello che volevo sottolineare, Trieste diventa, ma davvero, viene strappato ovviamente da quello che è il grande contesto danubiano. Tutto l'entroterra danubiano, Trieste era l'unico vero porto dell'impero, parliamoci chiaro. Certo, c'era Fiume, vabbè, Pola, porto di guerra, come si dice, no? Piccolo porto, e ancora marginale, lontano, Spalato, Zara, ma non erano certo porti paragonabili all'indotto mercantile di Trieste. Ma tutto questo perché c'era una arteria che collegava direttamente attraverso il Danubio fino giù, fino verso la Crimea addirittura, fino verso il Mar Nero. Ora, togliendo tutto questo, Trieste diventa veramente la sorella minore, la sorella Cenerentola dei porti italiani. Ci sono degli interventi, ma vogliamo mettere Genova, vogliamo mettere Ancona, vogliamo mettere Napoli, con Trieste, con cui per carità si fanno interventi, si sostiene, ma rimane a mio parere una città che comincia già a subire la mutilazione del suo retroterra.
Trieste è talmente estranea, paradossalmente, dalla storia del fascismo del ventennio, a parer mio, che Mussolini, se non erro, ci va due volte, una volta nel 20 e una volta nel 38, peraltro per dichiarare, per proclamare le leggi razziste. E poi addirittura quando, certo, si parla di Salò, quindi uno stato a sovranità limitata dal punto di vista territoriale, ma anche politico, ma è limitato perché i tedeschi appena possono si riprendono Trieste, che doveva essere il fondamento dello stesso fascismo. L'italianità di Trieste era la base della nascita, una delle basi della nascita dei movimenti Mussolini. E diventa tutto Adriatisches Künstlerland, passa a non solo, ma Hitler nel massimo della perfidia va a nominare persino un austriaco a capo di Trieste, torna la bandiera con la svastica, ma dietro i triestini vedono sventolare la vecchia bandiera gialla e nera dell'impero, anche se non si può paragonare minimamente l'impero col Terzo Reich, sia ben chiaro, ci mancherebbe altro, però voglio dire da un punto di vista della percezione, Mussolini lascia questo, che è un tema che viene ricordato un po' poco anche da certi nostalgici, cioè alla fine si rinuncia a quello per cui si è combattuto nella guerra precedente, Trento da una parte e Trieste dall'altra. E dopodiché, così faccio, finisco di fare questo ragionamento storico, scusate lo schematismo e l'ampio respiro di tutto il discorso, ma voglio essere anche rapido. E poi ecco che torna di nuovo l'attore, riappare l'attore Trieste. Di nuovo c'è un'Italia che, e qua entriamo nel vivo del discorso di Federico, l'Italia che torna a chiedere, l'Italia nuova, sia chiaro, tendenzialmente nuova, poi c'è anche quella vecchia che riappare, Federico se lo ricorda bene quando parla degli scontri del 52 o del 53, insomma lì salta fuori anche un'anima nazionalista molto estrema, ma c'è anche l'Italia patriottica, io dico sempre che il patriotta sta al nazionalista come un fidanzato amorevole sta uno stalker, per intenderci, quindi c'è anche quell'Italia patriottica che ha i suoi validi motivi, forse per richiedere qualcosa rispetto a una punizione che in parte la storiografia ha spiegato essere giustificata, in parte però anche chiarito fino a un certo punto, visto che un grande sforzo di liberazione gli italiani l'avevano fatta. Ma rimane il fatto che comunque da quel momento inizia a esserci questa grande volontà. Che però è pasticciata, e qua voglio entrare, e poi concludo sul discorso dell'attore che scompare. Dopo il 1954, di nuovo c'è una riduzione di quello che può essere l'interesse, risolta la questione col memorandum, basta. Poi Trieste viene lasciata talmente lì per cui la diplomazia italiana nella fase del centrismo sostanzialmente pochissimi sono. Ci sono dei rapporti economici con la Jugoslavia che peraltro giungono addirittura da un lato con la storia delle riparazioni, dall'altro con il finanziamento che il governo italiano nel 60, se non erro, fa a Belgrado, che gli dà un po' di soldi, non so se ce li hanno ridati. Dopodiché, Moro e tutta l'attività complessa di una, attenzione, con il centro-sinistra, abbiamo un nuovo modo di interpretare i rapporti italo-jugoslavi che si concluderanno con Osimo, che non è altro che la chiusura di una partita che però è durata 20 anni, cioè per 20 anni non si è riuscito a trasformare il de facto in de jure, come peraltro Federico sottolinea molto bene, usando proprio questa espressione che è la migliore, la più efficace, cioè Memorando di Londra è uno stato de facto della separazione e Osimo sarà uno stato de jure. Ora, di nuovo, poi dopo Osimo, lo dico proprio amando quella meravigliosa città, di nuovo Trieste è quello che poi è stato il porto, la crisi, di nuovo la dimenticanza, di nuovo arriviamo al punto che per un italiano, diciamo, perché Trieste non lo sia, ma un italiano che viene dal resto d'Italia, spesso quelli soprattutto che provengono dalla regione mediterranea, quando vanno a Trieste si sentono in un altro paese. Ho tantissimi amici di Napoli, di Palermo, pugliesi, che adorano Trieste, ma ne parlano come se fosse Amsterdam, come se fosse New York. Beh, New York no, magari Vienna, ecco, Budapest. E già questa è anche nella percezione dell'immaginario collettivo la dimostrazione dell'attore che di nuovo scompare. Scompare, o meglio, non è che scompare del tutto, ci mancherebbe, però
Ecco, e poi ci sono i grandi errori, concludo, compiuti in tempi più recenti, quando forse si potevano, non dico riaprire delle vertenze con le repubbliche post-jugoslave, ma forse ragionare con una politica adriatica un pochino più astuta per quanto riguarda proprio quelle realtà post-jugoslave, per rendere Trieste con un respiro maggiore, non ritrovarsi Capodistria, cioè Koper quasi in concorrenza, come adesso ci troviamo, una concorrenza dominata da tedeschi o da cinesi, peraltro, per non parlare del resto dell'Adriatico, con un Montenegro che ormai è una provincia di Pechino, piuttosto che con la Croazia, che ormai, come sappiamo, è collegata direttamente agli interessi austro-tedeschi. Ecco, ma quelli sono errori che hanno dimostrato di nuovo la poca capacità di una classe politica che non è paragonabile neanche a Pella, che sicuramente ne ha combinate, ma non c'è paragonabile a quella classe politica rispetto a una classe politica che negli ultimi anni ha perso, ecco, forse l'ultimo, non voglio fare la citazione politica, ma sento che Gianni De Michelis un'idea forse l'aveva avuta di come mettere insieme proprio quell'Adriatico settentrionale con un ruolo geopolitico dell'Italia che è veramente, non sono un credente, ma sembra quasi destinato dal Dio all'Italia. Scusate se faccio il retorico, ripeto, non da credente, ma davvero sembra naturale che l'Italia si debba occupare dell'Adriatico. E quindi invece ecco di nuovo questo attore che compare e scompare. In tutto questo chi mancava? L'appello? Gli jugoslavi. Ma come l'hanno vissuta in Jugoslavia? E lì abbiamo, io non voglio elencare, giuro Federico, guarda, ho fatto i compiti, ci ho scritto tutto, è praticamente il tuo libro riassunto con 100.000 domande, citazioni, hai fatto un libro che è straordinario anche in termini di passaggi gustosissimi, in parte anche inquietanti, ma sicuramente anche questo nazionalismo popolare che emerge dalla parte degli jugoslavi, la differenza di una politica astuta ma anche molto cinica serba rispetto al problema delle repubbliche del nord, che sono quelle più interessate, perché poi alla Serbia Trieste interessa, ma ho l'impressione che interessi fino a un certo punto rispetto a quanto possa interessare a una Zagabria o a una Lubiana soprattutto. E allora ecco che c'è di nuovo il divide et impera, ma anche il gioco cerchiobottista di Tito, che deve naturalmente dare delle soddisfazioni ai croati e agli sloveni. E lì salta fuori addirittura una mobilitazione oggettivamente inedita, perché se ne è parlato molto poco, di quella parte. Parliamo sempre di queste manifestazioni patriottiche o nazionaliste a Trieste del 52-53, ma ecco che Federico ci fa un elenco, tra l'altro gustoso, questa citazione orribile della povera Silvana Mangano, Mi piuttosto dispiace. che terribile, bella nel senso fastidiosa, ma affascinante per capire l'humus che c'era sotto. E poi di nuovo ci sono tantissimi altri passaggi. Io non voglio spoilerare il libro, leggetelo tutti quelli che ci ascoltano, perché è un libro davvero, che ha detto bene Monica, complicato, ma non perché Federico non sappia scrivere bene, complicato perché l'argomento è difficile, è un argomento diplomatico. Ma vi assicuro che orquivi, orquinci saltano fuori delle gustose rappresentazioni anche della quotidianità della diplomazia, soprattutto quando ci si riferisce alle battute che vengono lanciate dai dirigenti jugoslavi sull'Italia. Quando Pella mobilita le truppe, Tito dice: beh, ma noi abbiamo combattuto ben altre divisioni, siamo italiane, figuriamoci se non possiamo farci un baffo di questo circo. Ecco, per esempio, usa credo il termine circo, no? Oppure quando, non so, la storia degli Ocemo, che è molto divertente, degli Ocemo, dell'americano, che dice, sembrano tutti che dicono questa parola, non so, sono di questa nazionalità, sono degli Ocemo. Al di là però di quelli che sono degli aspetti gustosi, credo che debba fare delle domande, no, Monica? Giusto? Se ho Direi di tempo. sì, così diamo spazio un po' Sì, anche a certo. Allora, Federico. le domande, velocissimo, Federico. La prima, vado in ordine sparso, perdonami perché le ho appuntate, ma non hanno una sequenza logica. Non so se io abbia mai avuto una sequenza logica. Allora, la prima domanda che ti pongo è questa. È una domanda che riguarda proprio i miei studi passati. Mi sono occupato molto della Jugoslavia monarchica, dei cecnici, di questi fenomeni. Allora mi domando, avendo studiato questa diplomazia,
del vecchio regno SHS piuttosto che del regno di Jugoslavia. Ho notato grandi capacità diplomatiche, mi verrebbe da dire levantine da parte di questi levantine, anche qua non in senso spregiativo, capacità di gestire il fondaco diplomatico dell'Adriatico, che è un fondaco diplomatico a parer mio. Quanto ha influito? Tu parli di una classe dirigente, una classe diplomatica jugoslava che all'inizio è non tanto incapace quanto, come dire, poco professionale, si deve inventare la diplomazia, si deve inventare l'arte della diplomazia. Quanto hanno influito, al di là delle rotture ovvie di carattere ideologico, le elezioni dei Pašić piuttosto che degli altri dirigenti monarchici? Cioè, c'è una continuità, a tuo parere? Esiste una continuità tra le due Jugoslavie che si sono sparate addosso durante il conflitto, che è anche una guerra civile, 41-45? E questa è la prima domanda. Cioè, continuità tra la Jugoslavia monarchica e quella che io preferirei definire comunista e titoista, perché trovo che il termine titoista sia in qualche modo una sorta di aggettivo ulteriore per il tipo di comunismo jugoslavo. Poi la seconda questione è quella dell'autonomismo triestino. Tu lo citi, è un fenomeno che ben conosciamo, dall'antichità si parla di Trieste come città con una forte componente autonoma, si può dire che dall'antica Roma e da quando arrivano i Romani che c'è sempre questo strano rapporto tra Resto e Trieste e c'è un movimento autonomista che funziona. Ecco, il ruolo, tu lo citi nel libro, ma forse qualche approfondimento in più, se ce la fai, mi piacerebbe sentirlo, rispetto ai rapporti con gli jugoslavi, oltre a quelli che conosciamo con gli italiani. La terza questione è quella sono due proprio finali, credo. Sì, beh, uno mi interesserebbe sapere il ruolo di Fitzroy McLean. Tu lo citi due o tre volte, è una figura meravigliosa, permettetemi, il vecchio appassionato di Ian Fleming non può non citare uno come McLean, questi inglesi che giravano da Clissold a Deakin a McLean, erano tutti uomini degli intelligence service, e vorrei proprio capire McLean. Ecco, se ci puoi spiegare, se puoi, non voglio che spoileri il tuo libro, ma interessante perché è una figura centrale in certi momenti. Nella fase decisiva finale c'è un incontro, credo, tra MacLean, che è amico di Tito, e Tito, proprio sul tema delle scelte conclusive. Ultime due cose, se c'hai tempo. La questione Magna Cookie. I Magna Cookie. Professione, La sì. questione Magna Cookie, per intenderci, che magari non tutti sanno, ma Magnani e Cucchi erano due dirigenti comunisti che hanno deciso di non accettare la linea togliattiana, di seguire il Cominform, e sostengono Tito. Uno, cioè, che rientrerà poi anche nel PC, ma sarà maltrattato, famoso detto di Togliatti, Magnani se n'è andato e solo ci ha lasciato, e l'altro, Cucchi, finisce addirittura nel PSD. Entrambi però si sosteneva negli ambienti comunisti italiani che fossero strafinanziati dalla Jugoslavia di Tito. Tu dici che non hai trovato documenti, anzi addirittura hai trovato, mi pare, un documento che neghi da parte jugoslava assolutamente qualsiasi. Ecco, è un documento che possiamo considerare valido, cioè effettivamente si tratta di un'operazione, semmai magari pilotata da qualcun altro, mi viene in mente Ivan Matteo Lombardo, mi vengono in mente, diciamo, quelli che dalla parte atlantica dei socialisti hanno favorito la scissione comunista, ecco, può essere un'alternativa, però all'epoca si diceva Magnani e Cucchi, Magnani e Cucchi sono stati finanziati da Begal. Ultima, e chiudo, e questa è la domanda però delle 100 pistole, perché me la metti lì e dici il repentino cambiamento di Velebit. Circa il passaggio dal de jure al de facto, o meglio, in questo caso, il fatto che accetti il de facto sospendendo il de jure per uscire da questo pasticcio latinorum, accettare il memorandum di Londra come soluzione provvisoria per rimandare la questione definitiva a Osimo 20 anni dopo, tu dici dalle carte che hai trovato non risulta chi ha dato l'input a questo. Se ho capito bene, magari ho capito male, l'input a Velebit per dire va bene, cioè l'Unione Sovietica, gli americani, Tito. Chi è stato a cambiare idea? E
E perché? Perché ha bisogno dei soldi? Ah, un'ultima considerazione la volevo fare sul tempo. Da tutto il libro emerge un fatto: la diplomazia italiana, almeno fino a Moro escluso, ha dimostrato una cosa, incapacità di comprendere le dinamiche della guerra fredda. Perché nel libro emerge chiaramente un'Italia che non riesce a comprendere l'importanza strategica che la Jugoslavia ricopriva dopo il 48 in tutta quell'area. Era un antemurale rispetto alle invasioni eventuali sovietiche. Questo è curioso come la diplomazia italiana non sia riuscita, o forse solo in parte, a comprendere sin da subito l'importanza geopolitica. E forse questo, se fosse vera questa mia considerazione, che non è un'accusa alla diplomazia italiana in generale, ma nello specifico sulla vicenda triestina, è la dimostrazione di nuovo di questa perificità che non si è riuscito ad andare un po' oltre, pur rendendomi conto, è il giorno domani, il giorno delle foibe e dell'esodo, che sicuramente i dolori e le ferite erano enormi, ma certo non comprendere la grande dimensione della geopolitica internazionale da parte di un ministero degli esteri come quello di una potenza quale l'Italia, che stava ricrescendo, forse è un po' strano, ma mi dà l'idea proprio, lo dice Pella, lo dimostra Pella, anche l'ultimo De Gasperi, che richiedere continuamente la zona B, pretendendo quindi di mettere in discussione i rapporti internazionali con un paese che ancora un po' entrava nella NATO, come dici tu, beh, vuol dire forse non avere uno sguardo di lungo periodo. Con Aldo Moro le cose sono cambiate. Mi chiudo e chiudo e ringrazio davvero tutti quanti, ma soprattutto i complimenti a Federico. Allora, grazie al professor Cuzzi perché mi ha fatto molto piacere sentire le sue parole di elogio del mio lavoro perché è un esperto e avere un riscontro della propria ricerca ad alto livello, una cosa che per un ricercatore relativamente giovane è importante e lo ringrazio. Io colgo alcune suggestioni del suo discorso introduttivo e poi rispondo brevemente alle domande, brevemente perché credo che magari non siamo proprio gli sgoccioli, ma non abbiamo tantissimo tempo. Sull'aneddotica, è vero, io ho cercato di inserire qualcosa di gustoso, la questione di Ocemo, che cosa succede? Ad un certo punto una commissione internazionale visita tutto il territorio in sospeso tra l'Italia e la Jugoslavia nel 1946, gli jugoslavi sono così pedanti nell'organizzare le azioni sul terreno della popolazione intruppata, che di fatto la situazione è comica. Cioè, io ho visto alcuni video di questa cosa e ossessi che tiravano mazzi di fiore ai membri di queste commissioni che passavano, gente che gridava e cose di questo tipo. E la cosa era così imbarazzante che a un certo punto un americano, credo, parlando con Vratusha, che era un diplomatico sloveno che poi avrebbe avuto l'accesso alle più importanti cariche dello Stato, dice: ma qui voi dite che ci sono gli jugoslavi, ma non è vero, non ci sono né italiani né jugoslavi, ci sono solo gli Ocemo, perché questi ripetevano Ocemo jugoslavio, cioè vogliamo la Jugoslavia, ma lo ripetevano come in uno stadio, ma per ore. E questo io ho veramente cercato un equilibrio con questi episodi che permettesse di alleggerire un pochino la lettura senza però scadere in un'aneddotica eccessiva che inficia un pochino la credibilità dei lavori scientifici, se è veramente eccessiva. Non ho avuto fortuna, l'ho avuta con gli Ocemo, non con Silvana Mangano. Non ripetiamo la cruda affermazione, ma poi io è uscito l'anno dopo, ci è uscito qualche mese fa, in croato, libro, e un giornalista di fatto responsabile della cultura del quotidiano di Spalato si è fissato, ma in maniera positiva perché era catturato da questa situazione, proprio su quella infelice affermazione che poi ha suscitato un po' di ripulsa nei lettori. Ma a me serviva per spiegare che negli incidenti che scoppiano non solo a Trieste nel 1953, ma anche a Belgrado, il rigetto dell'Occidente era tale da prendersela anche con un'attrice che era diventata nota in Jugoslavia negli anni precedenti, quindi un rigetto ad ogni espressione della cultura occidentale. Per il resto, condivido il giudizio sulla politica italiana in una fase di lungo periodo.
Anche la questione di De Michelis è interessante perché sostanzialmente, per chi non lo sapesse, lui ad un certo punto aveva proposto una specie di organismo sovranazionale che avrebbe dovuto mettere assieme le regioni Veneto, Friuli, Slovenia, qualche regione croata e insomma, Province. sì, esattamente. Ora, se non altro, era qualcosa di nuovo e di fantasioso. Se c'è qualcosa che manca nella politica italiana, a parte Moro, ma abbiamo visto poi che prezzo pagherà nel Novecento, nei rapporti con l'Jugoslavia, è un po' di uscire dagli schemi e di fantasia. Infatti, tenere un'impostazione filo-serba al momento della dissoluzione della Jugoslavia è una cosa che sicuramente traeva linfa dalla tradizione, ma che per molti versi non aveva troppo senso se poi i vicini sarebbero stati la Slovenia e la Croazia e la Serbia sarebbe rimasta molto più rivolta ad Oriente che la Jugoslavia prima, per certi versi, e lo vediamo ancora nel rapporto con la Russia, almeno nella fase, diciamo, più sbandierata in pubblico. Poi in realtà neanch'io so bene quanto quel rapporto sia veramente consistente, o meglio, quanto lo sia per i russi piuttosto che per i serbi nella loro immaginazione. Vengo alle domande. La questione dell'eredità diplomatica, questo è cruciale, è una buona domanda per un lavoro di storia diplomatica, perché di solito c'è la questione della tradizione. In Italia è una cosa molto rilevante, lo è poi anche in altri paesi occidentali, in quale più, in quale meno. Come si pone la questione con la Jugoslavia? E questa scuola che possiamo definire levantina, è un po' esotico, ma è appropriato, possiamo ricondurla ad un mondo culturale che era comunque collegato alla Sublime Porta, cioè al mondo turco. Bravo. C'è una sopravvivenza, ma è una sopravvivenza parziale. Cosa succede? La Jugoslavia nel 1945 diventa velocemente un paese comunista, lo è già con le elezioni che rappresentano la formalità nel dicembre del 1945. Gli apparati statali sono tutti nuovi in Becca, vengono fatti posti per trovare lavoro ai partigiani. E è quello che alcuni esuli istriani dicono, ma negli uffici c'era gente che non sapeva scrivere. Ecco, così capiamo il quadro della Jugoslavia del primo periodo postbellico. A livello diplomatico c'era proprio un problema di personale, cioè non c'erano abbastanza grossi comunisti per riempire tutte quelle posizioni. Tra l'altro, in Jugoslavia nel dopoguerra, ma anche in altri paesi con questo tipo di regime, le carriere al vertice non sono molto differenziate, cioè è frequente che un militare diventi un politico o un diplomatico. Questo poi molti dei diplomatici che sono nel libro hanno un ruolo di questo tipo, o dei militari diventano dei diplomatici. Popovic, prima si era detto Kardelj, è il ministro degli esteri fino al 53, poi arriva di fatto il più brillante generale di Tito a fare questo ruolo. Quindi sì, nella prima fase c'è un recupero di personale diplomatico o di persone autorevoli nel mondo della cultura, soprattutto serba, che avevano un background diplomatico. L'ambasciatore a Parigi, Marko Ristić, viene da una famiglia di diplomatici alla Sublime Porta. Però poi Ristić viene abbastanza presto messo da parte. Nel libro ritorna qua a metà, però viene mandato a Roma ad avere dei colloqui preliminari, ma non è più l'ambasciatore a Parigi e non è più un ambasciatore. Quindi, di fatto, queste persone che poi sono di fatto i diplomatici più sofisticati, quelli che si interfacciano in maniera più efficace con gli altri diplomatici, hanno un ruolo, ma vengono messi da parte appena si riesce a formare una nuova classe. E gli ambasciatori poi più importanti del periodo, penso all'ambasciatore a Roma, Ivekovic, prima a Roma e poi a Bonn. Se sei la Jugoslavia e ti mandano prima a Roma e poi a Bonn, vuol dire che credono molto in te. Era un avvocato di Zagabria nel partito dagli anni 30 ed era un amico personale di Tito.
Velebit, ugualmente, sempre un avvocato, erano tutti avvocati prima della guerra. Prima aveva delle ambizioni da ministro degli esteri, poi si abbatte su di lui la rosicrucianese del Cominform e dopo un po' ricomincia. Roma, Londra, e quindi anche qui era di fatto un grosso leader partigiano che poi diventa generale in una finzione che serve solo a farlo partecipare alle riunioni di Belgrado e di Duino nel maggio-giugno del 45, poi diventa un diplomatico, poi ha un'evoluzione in sedi non propriamente diplomatiche, ma di organismi internazionali. Sicuramente cambia, oltre al modo di fare, anche l'atteggiamento. La politica serba, o meglio, della prima Jugoslavia nei confronti dei territori altoadriatici, viene ancora definita in Slovenia e Croazia come indecisa e rinunciataria. Per certi versi, ciò rappresentava anche una puntuale conoscenza della portata di quel paese che era nato quasi per uno scherzo di Versailles, come anche la Cecoslovacchia, per capirci, era una cosa appena creata il regno di Jugoslavia. Poi, invece, la leadership comunista, nella prima fase, sviluppa un atteggiamento di arroganza, potremmo definirla, che non è commisurata alla oggettiva importanza del paese, ma che può reggersi sui grandi ribaltoni di politica internazionale che contrassegnano la storia jugoslava nel Novecento. Se non fosse stato soprattutto per il 1948, la Jugoslavia non avrebbe probabilmente neppure ottenuto una soluzione, un discioglimento del territorio libero di Trieste, se vogliamo, così favorevole come poi si è fatto. Per chi magari non è così esperto di queste cose, il 10 febbraio del 1947, tra le altre cose, si crea sulla carta il territorio libero di Trieste, diviso nella zona A, a nord, sotto amministrazione militare anglo-americana, e la zona B, a sud, sotto amministrazione militare jugoslava, un regime di amministrazione jugoslava che doveva almeno convincere qualcuno di non rappresentare sì che è semplice era una nazione la Jugoslavia. Questa situazione, dopo molte torsioni, viene risolta attribuendo la zona A all'Italia e la zona B alla Jugoslavia. Neanche questo però era un esito scontato, perché poco prima dell'espulsione della Jugoslavia dal Cominform, cioè dal blocco comunista, anglo-americani e francesi avevano promesso all'Italia una restituzione di tutto il territorio. Ecco, chiedo scusa per l'inciso che poi diventa molto spezioso. Vado avanti invece con le domande. La questione dell'autonomismo triestino. Se vogliamo, è stata l'ultima fiammata di rilevanza nazionale per Trieste, almeno a livello di dinamica politica, al di là delle questioni proprio di confine o del ricordo dei fatti bellici, quando una decina d'anni fa ha ripreso quota un movimento autonomista che poi di fatto si è incarnato in alcune formazioni politiche che hanno potuto competere anche con alterno successo alle cariche politiche locali. Questa cosa ha una lunga tradizione, l'aveva avuta anche a Fiume, a dire il vero. Come si declina durante la questione di Trieste? Molto semplicemente, alcuni partiti, due o tre, si fanno portavoce della esigenza di attivare veramente il territorio libero di Trieste, che il 10 febbraio 47 era stato creato sulla carta, ma si sarebbe perfezionato con la nomina di un governatore, ma poi di fatto nessuno lo voleva e non ci si arrivò, per cui la questione rimane congelata. Per questo la soluzione è de facto e poi de jure. Non si riesce a superare questo impasse burocratico del trattato di pace. Per i 10 anni della durata della questione di Trieste, alcuni triestini, alcune migliaia di triestini, decine di migliaia, chiedono l'attivazione del TLT. Che cos'era? Come guardavano? È una buona domanda. Io credo che a livello di elettorato, tra l'altro erano delle formazioni
il cui consenso cresceva con il tempo, e questo preoccupava gli angloamericani che invece volevano levarsi di torno, perché era molto costosa quella macchina amministrativa, soprattutto per gli inglesi. E dal punto di vista però effettivamente del sostegno politico e dei finanziamenti, c'è un'evidenza che queste formazioni venissero sostenute dalla Jugoslavia, queste formazioni venivano finanziate dalla Jugoslavia, i loro giornali ricevevano quel genere di finanziamento perché i comunisti jugoslavi, nella loro filiale rimasta anche nella zona A del TLT, sotto amministrazione militare anglo-americana, avevano portato in primo piano la questione dell'indipendentismo, per il semplice fatto che ad anni di distanza dalla guerra, l'annessione alla Jugoslavia non rappresentava più una proposta appetibile, uno può dire per la guerra, per altre questioni. Io direi soprattutto perché, come ammettono gli stessi jugoslavi in una serie di rapporti, basta guardare l'altra parte del confine e vedere che la situazione economica non è comparabile. Per cui c'era questa questione dell'autonomismo che si riallacciava ad una vecchia tradizione e che si sarebbe dovuta, almeno nelle aspettative di chi si faceva fautore di questa richiesta politica, incarnare in esenzioni di tassazione, agevolazioni, aiuti di Stato fondamentalmente. E infatti poi si ripropone dopo Osimo e continua a riproporsi. C'è tutto un dibattito la cui eco probabilmente non arriva ai regnicoli, per così dire, ma i punti franchi, la detassazione, cosa facciamo e cose di questo genere. MacLean, grazie, perché è una figura molto interessante, secondo me, del libro. Come anche se vogliamo il geografo Roglic, ecco, in altre presentazioni alcuni mi dicevano il geografo Roglic. Parliamo di MacLean. MacLean era questa figura molto da romanzo, molto inglese con la pipa, se vogliamo, chiaramente una figura dei servizi segreti, una figura che poi aveva un agire insieme agli apparati di Stato inglese un po' fumosa, chiaramente. E cosa succede? MacLean aveva frequentato la Jugoslavia durante la guerra perché poi c'erano dei forti collegamenti con gli angloamericani, perché l'esercito popolare jugoslavo era parte dello schieramento antifascista con gli inglesi, gli americani e con i russi, ma c'erano più rapporti con gli angloamericani che con i russi per una serie di motivi, almeno in una certa fase. Fanno amicizia, poi ogni volta che non si capisce che cosa bolle in pentola in Jugoslavia, gli inglesi dicono: ma mandiamoci MacLean. MacLean va in Jugoslavia subito dopo lo shock dell'espulsione della Jugoslavia dal Cominform, quindi nell'estate del 48, e dice: il rapporto non l'ho riportato perché il mio lavoro non è così focalizzato su quello, ma cito dal libro di Pirjevec sul 48 in Jugoslavia. Si vede che la crisi gli fa bene, l'ho trovato ringalluzzito, però chiaramente si muoveva in stanze murate per paura dei cecchini sovietici. E per cui era anche una persona spiritosa. Poi torna in gioco anni più tardi, in una serie di rapporti con Briley, l'ambasciatore a Londra prima di Velebit, menzionato prima, che aveva avuto dei rapporti con MacLean, di fatto l'aveva salvato dopo che era stato paracadutato in Jugoslavia. E è lui l'autore della prima visita di un importante membro di un governo straniero in Jugoslavia nel 1952, il segretario di Stato inglese Eden, qui c'è sempre MacLean, e poi alla fine, quando la questione della spartizione definitiva del territorio libero di Trieste, parliamo del 53-54, sembra periodicamente arenarsi, non si capisce se su incomprensioni, errori di traduzioni o errori formali, mandano MacLean da Tito e in qualche modo la questione si sgonfia in magna cupi. E siccome agli intellettuali piacciono queste cose, chiaramente è stato uno degli aspetti su cui si è più concentrata l'attenzione del pubblico specialistico del mio lavoro, perché chiaramente c'è tutta una questione di infiltrazione politica, la possibilità di dare varie interpretazioni al comunismo,
ma non in Jugoslavia, all'estero, le attività jugoslave in Italia. Io peraltro ho corrisposto recentemente con il figlio di Agnani, perché è uscito un articolo che menziona un mio articolo, perché poi io la parte del libro su questo l'ho elaborata in un articolo scientifico. Che cosa risulta? Risulta che quando Magnani e Cucchi, ma Magnani, viene espulso dal PCI, a seguito, pensate, la situazione era molto tesa, era un momento delicato perché Togliatti stava sperimentando i limiti di una via nazionale al comunismo nei rapporti con i sovietici. Stava tornando da Mosca. Magnani, che era parlamentare e era il presidente del partito a Reggio Emilia, nel congresso tira fuori un foglietto e dice: noi siamo convinti che, non lo dice così perché era tutto estremamente paludato, ma dice: noi sappiamo che i sovietici non invaderanno mai l'Italia, ma se invadessero l'Italia, noi saremmo per prendere le armi. Ecco, questa cosa in poche ore annienta la sua carriera politica e poi si fonda questo piccolo partito comunista, come potremmo definirlo nel termine odierni? Trotskista forse, c'è cioè un partito comunista non allineato che ha un suo percorso, ottiene alcune centinaia, poche centinaia di migliaia di voti, ma forse abbastanza, come dice Bianchini, perché De Gasperi perda la legge truffa, e poi si dissolve in mille rivoli perché Magnani torna al PC perché era troppo organico a quel mondo oggettivamente. Cucchi invece ci aveva messo una croce sopra. Quello che trovo io è di fatto la prova inequivocabile, o meglio, è difficile trovare un documento più convincente di questo, la prova del fatto che dietro l'atto di Magnani di fare questo discorso a Reggio Emilia non ci fossero gli jugoslavi. Gli jugoslavi che lo conoscevano, appena lui viene espulso dal partito, l'ambasciata a Roma, scrive a Belgrado: tutti ci fanno i complimenti, ma purtroppo non siamo stati noi. Tutti ci fanno i complimenti perché sembrava di primo acchito che il PCI stesse per implodere, cioè c'era un entusiasmo, i giornali erano pieni di caricature, ce n'era una Togliatti con un fulmine in mano che caccia dal paradiso di Stalin, Cucchi e Magnani, cose di questo genere sulla stampa dell'epoca. Ciò non toglie che gli jugoslavi siano però stati i principali, a distanza già da pochi mesi, promotori di questo gruppo politico, e di fatto questi ricevevano uno stipendio fondamentalmente da Belgrado, un piccolo stipendio commisurato alle piccole possibilità del regime jugoslavo. In realtà non erano tanti contanti, ma era un rapporto privilegiato con una ditta che commerciava in carni surgelate. Si erano inventati questa cosa. I jugoslavi all'inizio ci credono e poi si capisce, come dicono tra l'altro, perché questa cosa è rimasta nel ricordo almeno della leadership, che noi eravamo tutti entusiasti per questo evento, lo strappo dei Magna Cucchi, ma noi e altri intellettuali eravamo gli unici a ritenere che fosse una cosa così importante, perché alla base del PCI questa cosa era incomprensibile fondamentalmente. Infatti non ha fatto una grande fretta. C'è stata una stretta sul controllo della base, si è spiegato che con tutta la prosopopea stalinista dell'epoca, che Magnani fossero dei traditori, e la gente, o meglio, gli elettori del PCI erano più rassicurati dal pensiero di poter trovare un modello nel socialismo che in qualche modo stava funzionando in Europa dell'Est che in esperimenti un po' vaghi. Torno sul pezzo. Che cos'altro si muoveva in quegli anni? Varie cose. Io trovo, non l'ho messo perché non riuscivo a strutturarlo, ma sempre nei primissimi anni 50, che Silone è all'ambasciata jugoslava un giorno sì e l'altro pure. Ma ho la sensazione che facesse il giro, non so come dire, che non fosse l'unica ambasciata a cui si rivolgesse. C'era sicuramente anche tutta una questione, come dire, social,
socialdemocratica, se vogliamo, tutta un'altra possibilità. Ad un certo punto si cerca anche di fare convergere questi comunisti dissidenti con esperienze di quel tipo, ma la cosa non ha grande risultato. Ecco, bene, dite questo interessante. Io non riesco a capire esattamente il flusso delle trattative a Londra nel 54 per il pubblico. Si capisce perché ci sono truppe, movimenti di truppe al confine, perché c'è un'esplosione di aggressività e di violenza verbale alla fine dell'estate del 53, che è cui la questione si deve risolvere, la questione di Trieste. Dopo mille difficili tentativi si decide di fare così. Prima gli angloamericani discutono una soluzione con gli jugoslavi. Poi questa soluzione gli angloamericani la propongono agli italiani, cioè non si poteva pensare di mettere nella stessa stanza un ambasciatore jugoslavo e un ambasciatore italiano, evidentemente. L'ambasciatore jugoslavo che fa questa prima parte della trattativa a Londra, perché era l'ambasciatore a Londra, Velebit, un personaggio leggendario della diplomazia jugoslava, perché magari ne parleremo in un'altra occasione se ci sarà la possibilità. Fa questa lunga trattativa, ma cambia idea repentinamente su una serie di cose. Io così l'ho registrato. La mia opinione è che, o meglio, la mia opinione, l'evidenza è che nel 54 i telefoni esistevano. E in occasioni così concitate, probabilmente il documento d'archivio ha un limite. In ogni caso, la mia opinione personale rispetto a queste questioni è che quando la decisione si faceva veramente importante, bisognava chiederla a Tito. E infatti quello che viene fatto è mandare una serie di spedizioni o di istruzioni all'ambasciatore a Belgrado e la cosa viene sbloccata così. Ho tempo per la sesta domanda? Federico, dalla regia occulta mi dicono molto poco tempo. Direi se riesci in poche parole a rispondere, assolutamente sì, per il Assolutamente, guarda, quiz. sarà un secondo perché Perfetto. effettivamente si può dire per certi versi l'azione della diplomazia italiana nel mio libro rimane, cioè nei tratti salienti viene ricostruita perché è immancabile, ma rimane quasi in ombra. Perché? Perché dal punto di vista jugoslavo non era dai colloqui con i diplomatici italiani che ci si attendeva una soluzione su una serie di aspetti. E infatti nella storiografia jugoslava tutti gli importanti lavori sulla questione di Trieste si intitolano o hanno nel sottotitolo Nei rapporti con le grandi potenze. Io per fortuna, grazie al mio tutor di cotutela, Altagabia Tvrtko-Jakovina, parlo con Budimir Lončar, l'ultimo ministro degli esteri di Jugoslavia, un signore di Zagabria, centenario, è a lezione, possiamo fargli delle domande, gli chiedo, ma mi spiega l'importanza della questione di Trieste? E lui, era importante nei nostri rapporti con gli anglo-americani. Intanto la diplomazia italiana aveva effettivamente, non era così cieca alla notizia che, o all'evidenza che una Jugoslavia neutrale allontanasse le truppe dal confine di centinaia di chilometri, però c'erano, come dire, dei movimenti inerziali di pregiudizio, di diffidenza, o possiamo usare anche delle parole completamente diverse, forse anche di pigrizia per certi versi, ma ciò che secondo me descrive meglio la realtà, penso al famoso ultimo discorso di De Gasperi su Trieste, prima di perdere con la legge truffa, si dichiara in pubblico che i russi hanno dato Trieste a Tito come negli antichi imperi il principe dava al vassallo più stupido il feudo più incerto per riprenderlo. Era troppo tardi per dire una cosa del genere, perché ciò che mi sembra vero è che in quei governi ci fosse come una impossibilità di guardare la Jugoslavia fuori da una lente di pregiudizio ideologico, di pregiudizio usato come termine laico, di giudizio non formulato razionalmente, e vediamo in azione però non solo nel caso del di certo personale politico e diplomatico italiano, ma ad esempio è la stessa impostazione
dell'ambasciatrice statunitense a Roma, Luce, nel 1953, che è anche da fervente cattolica e anticomunista, un personaggio importante negli ultimi passi della questione di Trieste. Grazie Federico per essere stato conciso, ma estremamente, estremamente chiaro. Abbiamo sforato i tempi, ma dal mio punto di vista, per fortuna, perché abbiamo avuto modo così di sviscerare maggiormente alcuni degli argomenti che si trovano in questo libro, solo alcuni, e ringrazio anche il professor Cuzzi perché ci ha dato la possibilità di comprendere questo periodo 45-54 attraverso uno spettro cronologico molto più ampio e con delle considerazioni anche attuali. Questo perché effettivamente la questione di Trieste non si conclude e non si risolve nel 1954 e questo è il bello anche della ricerca. Mi trovo obbligata in me, sarei stata qui ancora molto ad ascoltarvi, a chiudere la presentazione, però a tutti coloro che sono ancora connessi ricordo e invito a leggere il volume di Federico Tencamontini, La Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954. E leggetevi il finale apre il link su tutta un'altra questione che riguarda la politica estera jugoslava successiva. Leggetevi il finale perché è affascinantissimo, queste ultime intuizioni di Assolutamente. Federico. E io direi, e sicuramente molto d'accordo con me anche il professor Cuzzi, che Federico, noi attendiamo la prossima pubblicazione Certo. perché già ci hai avvisato sotto le righe si leggeva, spero, l'avvio di ulteriori e nuove ricerche, ma ci hai anche fatto capire che nella massa documentale enorme e con mia invidia anche perché hai potuto leggerla, vederla, esplorarla di prima mano, ci sono ancora tantissimi argomenti da approfondire. E spero che la tua intelligenza storica e capacità di analisi di questi documenti comparati da una situazione italiana, quella jugoslava, che abbiamo visto non si ferma anche nelle tue conoscenze a questo periodo storico, ma va ben oltre, sarà sicuramente in grado di darci nuove interpretazioni, una nuova lettura, nuove conoscenze e arricchirà sicuramente la storiografia, non solo italiana, ma a livello internazionale, perché, e con questo veramente chiudo, vorrei ricordare che questo volume non ha un impatto e un'importanza solo locale, ma proprio per tutti i gangli che ci sono a livello diplomatico, ha un valore di tipo internazionale. E con questo penso di concludere, sono già le 19:23, ringrazio tutti per la presenza e l'attenzione, sempre dalla regia occulta mi avvisano che da parte del pubblico non ci sono state delle domande, quindi direi che possiamo chiudere attendendo le prossime iniziative dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri e anche dell'Istituto Friulano Storia e Movimento di Liberazione. Le prossime pubblicazioni di Federico Tencamontini, ma anche di Marco Cuzzi. Un arrivederci e un a presto, una buona serata a tutte e a tutti. Arrivederci Monica, grazie, arrivederci e complimenti Federico, arrivederci a tutti, Grazie. grazie.